essere straniero, essere diverso nel colore della pelle non deve rappresentare un ostacolo, ma un ulteriore motivo di inclusione in un contesto nel quale la diversità è sinonimo di crescita. È con questo ragionamento che il presidente del progetto Aurora, Gianni Sassi, in occasione della festa e gli auguri di fine anno, ha dato la notizia che per la prima volta nella storia del progetto Aurora il numero dei tesserati stranieri ha superato quello dei tesserati italiani. Più della metà dei nostri giocatori del progetto Aurora di questa stagione 2022-2023 sono stranieri, dice il massimo dirigente della società di Viadua. La nostra società, sia per vocazione sia per le caratteristiche del quartiere in cui viviamo, è da sempre aperta all'altro, all'accoglienza e al cercare di trovare un punto di riferimento per le famiglie, anche quelle meno abbienti. Questi ragazzi e ragazze, aggiunge l'altro presidente del progetto Aurora, Ermanno Valenti, sono la nostra forza e infatti noi non abbiamo alcun problema di integrazione o di razzismo all'interno delle nostre squadre, di questo ne andiamo fieri. In totale il progetto Aurora ad oggi, dopo aver ceduto 4 squadre per circa 100 atleti alla Dino Gavassa, con la quale completerà la fusione al termine di questa stagione, vanta la bellezza di 14 formazioni di puro settore giovanile che annoverano bimbi dai 5 ai 14 anni per un totale di circa 200 atleti. Alla festa di fine stagione è intervenuto anche uno degli allenatori storici del progetto Aurora, ossia Francesco Apice, che ha sottolineato l'importanza e la ricchezza della diversità, così come hanno espresso il loro apprezzamento Paola Rondanini del Conad Le Vele e Mauro Benatti di Puliemme, sostenitori principali del progetto Aurora, che si sono complimentati con la società del presidente Sassi, di Ermanno Valenti, di Ezio Siligardi, per il grande lavoro svolto sotto il profilo sportivo e sociale. Ci auguriamo di cuore che entro la primavera, chi osa Gianni Sassi, il comune intervenga anche sulla nostra struttura per portare almeno l'illuminazione su quel campo a 9 di cui abbiamo così tanto bisogno, allo scopo di offrire risposte concrete alle famiglie degli italiani e degli stranieri che continuano a credere in noi.